Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. Apriamo con la politica, si continua a tirare le somme a Chieti di ciò che è emerso dalle elezioni. Il voto disgiunto ha fatto la differenza, mentre partiti e liste civiche ora stanno ragionando sulle alleanze in vista del ballottaggio che si terrà, ricordo, il 4 e 5 di ottobre. Scopriamo allora le sorprese e le delusioni emerse dalle urne. E caccia ai voti dispersi a Chieti. Nel capoluogo teatino si corre verso il ballottaggio che si terrà il 4 e 5 di ottobre e ora si analizzano i numeri delle elezioni in vista di possibili alleanze e strategie. I due a contendersi la poltrona di sindaco sono Fabrizio Di Stefano, che parte da un solido 38,81%, e Diego Ferrara con il 21,5%. La differenza nell'ultima tornata elettorale l'ha fatta il voto disgiunto, ovvero la possibilità di scegliere un candidato sindaco e una lista di schieramenti opposti. Di Stefano è l'unico tra i candidati ad aver ricevuto meno voti della propria coalizione, con una differenza di 1.222 schede. Situazione opposta nel centro-sinistra, dove gli elettori hanno premiato Ferrara piuttosto che la coalizione. Il candidato sindaco infatti ha ricevuto 1.586 voti in più della somma di quelli delle sue liste, tra cui si registra il flop del Partito Democratico, che si è fermato al 6,16% delle preferenze. Ed è proprio il voto disgiunto ad aver garantito il ballottaggio a Ferrara. Seppur infatti Bruno Di Iorio, che con il 20,34% conquistato il terzo posto, abbia ricevuto 387 voti in più rispetto alla sua coalizione, è stato superato da Ferrara per soli 335 voti. In totale la coalizione di Di Iorio ha ricevuto 5.461 voti, 4.597 quella di Ferrara, per una differenza di 864 preferenze a discapito del centrosinistra. Nonostante ciò è Ferrara ad averla spuntata, con un successo che gli appartiene completamente e che ora può affermare che il centrosinistra ha puntato sul cavallo giusto. Lo stesso non si può dire di Di Stefano, visto che molti degli elettori di centrodestra sulla scheda hanno indicato un altro candidato sindaco. Se nel centrosinistra Ferrara ha trascinato la squadra, nel centrodestra è accaduto il contrario. I primi tre partiti per numero di preferenze infatti appartengono tutti alla coalizione di Di Stefano. Prima è la Lega col 16,96% delle preferenze, a seguire Fratelli d'Italia col 13,81%, terza l'UDC con l'8,85%. A seguire c'è la lista di Forza Chieti a sostegno di Di Iorio, che ha conquistato il 7,82% delle preferenze. Il risultato fa gongolare l'assessore Mauro Febbo, che nonostante l'obiettivo mancato del ballottaggio, afferma: il centrodestra senza Forza Italia non vince. E il sorprendente risultato dei forzisti fa cambiare idea alla Lega, mentre nelle settimane scorse il coordinatore regionale del Carroccio Luigi Deramo aveva più volte accusato Forza Italia di tradimento e chiesto l'estromissione di Febbo dalla giunta regionale, adesso lo stesso Deramo prova a seppellire l'ascia di guerra. Tornate a casa, ha detto il leghista ai forzisti, e corriamo uniti al ballottaggio. E queste parole non possono che imbarazzare Di Stefano, l'unico tra i candidati ad aver dichiarato che non avrebbe mai fatto alleanze dopo il primo turno. Ma il tentennamento della Lega è dovuto pure ai risultati di Avezzano, dove anche qui il centrodestra diviso non è riuscito a sbancare. Ma torniamo ai numeri. Tra i candidati delle varie liste, il più votato è l'assessore uscente Mario Colantonio della Lega, con 669 preferenze. A seguire il presidente del Consiglio Comunale, il leghista Liberato Aceto, con 552 voti, e il terzo il vice sindaco Giuseppe Giampietro di Fratelli d'Italia con 505 voti. Subito dopo arriva Manuel Pantalone della lista Chi ama Chieti a sostegno di Paolo De Cesare, che con 442 preferenze è il primo tra coloro che non hanno alcun partito alle spalle. E dalle stelle alle stalle parliamo ora di chi ha deluso in queste elezioni. Oltre al già citato PD, sicuramente il Movimento 5 Stelle ad avere l'amaro in bocca. Amicone infatti è l'ultimo tra i candidati sindaco e la lista pentastellata si ferma a un misero 6,74%. Ed ecco che il consigliere grillino uscente, Ottavio Argenio, si sfoga. È stato calpestato il lavoro svolto finora, ha scritto Argenio sul suo profilo Facebook. L'unico intento era quello di fare eleggere almeno un consigliere comunale per far sì che fungesse da mero tramite tra gli elettori e qualche parlamentare. E ora, conclude Argenio, ognuno si trova dove merita di essere. La lista più deludente però è quella del Popolo della Famiglia a sostegno di Di Stefano. Su 30 candidati dai supercattolici, infatti, ben 17 hanno ricevuto 0 preferenze, il che significa che i candidati in questione non sono riusciti a convincere nemmeno se stessi.
Alla presenza del vice ministro all'istruzione Anna Scani e delle principali autorità regionali e locali si è svolta questa mattina la cerimonia per l'inaugurazione del nuovo edificio scolastico di Arischia, una scuola questa ecocompatibile, tecnologica e piena di contenuti di apprendimento. Finalmente, veramente non è normale che un terremoto del 2009 debba aspettare il 2020 per vedere ricostruita una scuola. È un tema che abbiamo mille volte sollevato al Parlamento e al Governo, lo abbiamo rifatto anche oggi con la presenza del Vice Ministro, perché queste regole e queste norme devono cambiare e bisogna mettere in condizione le amministrazioni del territorio di poter dare risposte in tempi utili. Qua ci sono generazioni di studenti che non hanno conosciuto una scuola vera. E questo territorio da questo punto di vista deve essere risarcito, è quello che ho detto al Vice Ministro, sono soddisfatto del fatto che abbia raccolto la mia richiesta e preso l'impegno che entro la fine della legislatura tutte le scuole abruzzesi saranno o ricostruite o ristrutturate e messe a norma, in particolare per la sicurezza antisismica, per l'efficientamento energetico e ora anche con le norme di distanziamento che permettono di poter andare a scuola anche in presenza di una pandemia come quella del Covid. Lavoreremo duramente per raggiungere questo obiettivo e intanto oggi festeggiamo l'apertura di questa scuola. Sono molte scuole che devono essere riaperte, che devono essere consegnate ai bambini e alle bambine che le aspettano e quindi oggi essere qui significa certo festeggiare questa bella notizia della scuola, la prima scuola ricostruita che finalmente apre, ma anche prendersi un impegno per tutto quello che va ancora fatto. Ma le criticità strutturali si sommano a quelle dell'emergenza, lo sappiamo. Questo è un anno particolare, chiaramente oggi noi abbiamo tematizzato la scuola come argomento del paese, non solo degli addetti ai lavori e tutti sanno che c'è una questione sul personale che va risolta, ma va risolta in modo strutturale, va risolta dando continuità didattica, va risolta dando stabilità, va risolta trovando un metodo di formazione iniziale e reclutamento che risponda alle esigenze della qualità del nostro sistema di istruzione. E anche noi abbiamo vissuto il dramma del terremoto più volte sulla nostra pelle, quindi condividiamo il dolore di vedersi portare via qualcosa che fa parte della propria vita, a volte sono i propri cari ed è dolorosissimo, ma anche quando sono le scuole, i luoghi di ritrovo, questo fa male, quindi naturalmente essere qui oggi significa per me molto, significa testimoniare che si sta finalmente ripartendo dopo tanto tempo, ma significa anche assumermi un impegno nei confronti di tutti coloro che stanno ancora aspettando risposte in giro per l'Italia, in particolare in questa regione che è stata particolarmente ferita dal terremoto. Guardi, io credo che più che guardare ai modelli noi dobbiamo guardare in modo molto pragmatico ai problemi e alle soluzioni che possiamo mettere in campo. Nel decreto scuola noi abbiamo individuato poteri speciali, commissariali ai sindaci, ai presidenti di provincia che sono proprietari degli edifici. Credo che quel modello in questo caso sì abbia funzionato perché in questo momento è quello che ci serve, quindi noi dobbiamo adottare uno schema che non è ideologico. È uno schema pragmatico. Continuiamo a parlare delle scuole che proprio oggi hanno riaperto in Abruzzo. Andiamo a Teramo, dove sono tornati a scuola oggi 39.000 studenti teramani. Distanziamento e regole igieniche rispettate ovunque, anche il trasporto urbano ha retto bene alla prova. Tania Bonici Castelli. Primo giorno di scuola per i 39.000 studenti della provincia di Teramo. La macchina organizzativa, partita da tempo e che ha visto lavorare in sinergia amministrazione provinciale, comuni e ufficio scolastico provinciale, ha permesso che oggi tutto o quasi si svolgesse in tranquillità. Ragazzi emozionati, così come i docenti e i presidi, distanziamento rispettato e massima igiene negli istituti. Dopo sei mesi i vostri ragazzi si sono rincontrati questa mattina, com'è andata? Molto bene, ho fatto un giro su tutte le classi della D'Alessandro, erano emozionatissimi, in particolar modo i ragazzi della prima classe, perché per loro significava conoscere un nuovo contesto, nuovi compagni, nuovi insegnanti. Gli altri li ho visti più esuberanti, più sicuri, però certamente grande emozione. Nel capoluogo abruzzino il sindaco D'Alberto ha visitato alcune scuole
scuole, portando personalmente un messaggio di augurio agli studenti. Le aule sono bastate? Le aule sono bastate, sugli spazi non abbiamo avuto problemi, anche sugli spazi Covid. Devo dire che il lavoro che è stato messo in campo anche dagli uffici, dagli assessori, insomma con il coordinamento del sindaco, è stato assolutamente prezioso e avevamo garantito già per il 14 la possibilità di riapertura. Ovviamente gli spazi non sono l'unico tema, oggi riempiamo questi spazi con i sorrisi dei nostri ragazzi e sono certo che se affronteremo anche le criticità che dovessero emergere con la lucidità istituzionale che stiamo dimostrando e che abbiamo dimostrato finora, non ci fermeremo più, questo è il vero nostro obiettivo. Anche il trasporto urbano sembra aver funzionato bene a Teramo in questo primo giorno di scuola, più auto forse e meno utilizzo dei mezzi pubblici. Non ci sono stati questi assembramenti all'interno degli autobus, si registra invece un traffico veicolare maggiore come era inevitabile come primo giorno di scuola perché molti genitori ovviamente hanno preferito portare i propri figli direttamente a scuola essendo il primo, quindi aspettiamo i prossimi giorni per valutare quando si stabilizza. E continuando sul filone della riapertura delle scuole, andiamo ora in diretta a Pescara, dove c'è Paolo Renzetti al liceo classico Gabriele D'Annunzio. Allora Paolo, com'è andato questo primo giorno di scuola? Non per te ovviamente, che gli studi li hai già conclusi da un po'. Eh sì, grazie della linea. Siamo qui in diretta dal corridoio centrale del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Ringraziamo ovviamente sentitamente il dirigente scolastico, la professoressa Antonella Sanvitale. Grazie per aver accolto il nostro invito. Primo giorno di scuola, chiedeva il collega da studio, com'è andata? Benissimo, una grande emozione e la bellezza di oggi, guardare i ragazzi, la loro passione, il loro sguardo, anche le prime, anche lo sguardo di attesa ma di contentezza, commosso e ha ripagato l'estremo lavoro di questi giorni, di quest'estate, di tutto il periodo che ci ha visto indefessamente proprio al lavoro per permettere che la scuola accada, cioè la scuola come luogo di incontro, per cui oggi è andata bene nonostante i sei ingressi differenziati, per cui anche a volte qualcuno che non aveva ben capito dove dovesse entrare, ma è stato tutto gestito nel migliore dei modi per accogliere alla grande i nostri ragazzi, per cui è partita questa sfida e speriamo dentro tutti i protocolli da rispettare, le misure di distanziamento, di igienizzazione costanti e continui che sono nuovi. Del resto entrerà nell'educazione alla salute che sarà il primo step di questa nuova materia che quest'anno fa l'ingresso, che è l'educazione civica. Però la cosa più bella è realmente che la scuola è ripartita alla grande con i nostri ragazzi in presenza, con noi in presenza, pronti ad accogliere per camminare verso l'apertura alla totalità della realtà che consente la cultura. Per cui io sono molto commossa, è andata bene, stanotte abbiamo dormito tutti pochissimo per l'attesa e direi che senza negare le preoccupazioni, il virus è tra noi, per cui dobbiamo tenerne conto, ma la parola che voglio comunicare è proprio la gratitudine della ripresa della scuola, la ripresa del motore della nostra società, che sono i nostri ragazzi, per cui io sono contenta, proprio contenta. Certo, la fatica è doppia. Professoressa, a proposito delle misure per quanto concerne proprio il contenimento del Covid-19, lei parlava di questi sei ingressi separati che avete predisposto all'interno del liceo classico D'Annunzio, ma proprio in questi minuti, mentre noi stiamo parlando, è in corso nelle aule, nei locali, la sanificazione, l'igienificazione, quindi si lavora in pratica tutta la giornata perché domani ovviamente i ragazzi torneranno a scuola per il secondo giorno. E vogliamo anche spiegare e ricordare a beneficio dei nostri telespettatori che i ragazzi all'interno della scuola si muovono con le mascherine che poi vengono tolte all'interno dell'aula. Anche da questo punto di vista ci deve essere un'abitudine dei ragazzi ma anche del personale scolastico e dei docenti all'uso della mascherina. Tutti noi. Certo, allora perché sei ingressi diversi? Perché abbiamo creato i ragazzi possono stare solo nella loro area
delimitata dal corridoio, cioè ogni corridoio ha un ingresso separato e i ragazzi possono frequentare solo quell'area lì. Perché questo? Ah, e poi come entrano i ragazzi? I ragazzi devono entrare obbligatoriamente con la mascherina e muoversi con la mascherina. Possono togliere la mascherina soltanto quando sono in posizione statica, cioè seduti al banco e fermi. In qualunque altra attività va tenuta la mascherina, anche per andare nelle aule laboratorio o in palestra. In palestra poi possono togliere la mascherina, ma devono stare a 2 metri di distanza e non possono svolgere attività di gruppo. Quindi limitazioni all'incontro ci sono e le mascherine, altra cosa importante, il governo ci ha dotato a tutti di mascherine, non solo ci ha fornito proprio le mascherine per tutti i lavoratori, ma anche a tutti gli studenti. Quindi noi stamattina abbiamo fornito le mascherine, sono entrati con la loro mascherina, abbiamo fornito loro le mascherine e ogni giorno sarà così. E questa è la novità è la limitazione del nostro incontro, cioè la scuola è il luogo privilegiato dell'incontro, certo è delimitato, ma perché questo? Per tutelare il bene supremo che è la nostra salute, il diritto alla salute propria e altrui. Ecco, quindi ci sono protocolli rigidi, limitazioni, ma che devo dire che i ragazzi, infatti questi primi giorni stiamo proprio provvedendo a studiare tutti i regolamenti della nostra scuola, che ha recepito i regolamenti nazionali e li ha calati nella realtà che viviamo, però devo dire una grande responsabilità dei ragazzi. Io ho molta molta fiducia in loro. Dobbiamo camminare e noi educatori abbiamo il compito di accompagnarli in ogni aspetto della vita, e questo è un aspetto che non avremmo voluto considerare, ma è accaduto, è nella realtà e noi l'affrontiamo nel migliore dei modi, perché la cosa più bella è continuare la nostra sfida educativa con i ragazzi e renderli grandi, veramente grandi, come uomini parlo, non biologicamente. Allora, linea allo studio, professoressa, c'è il collega Giuseppe Dintino che vuole porle una domanda. A te Giuseppe. Esatto, vorrei chiedere alla dirigente scolastica, siccome a Pescara c'è un problema annoso negli istituti che riguarda gli spazi proprio volti ad accogliere gli studenti, problema questo aggravato sicuramente dal Covid che impone il distanziamento sociale e via discorrendo. Il presidente della provincia Zaffiri ha annunciato che ora arrivano 600.000 euro dal MIUR volti proprio all'affitto di nuove aule. Al D'Annunzio, su questo fronte com'è la situazione? Noi siamo tra quelli che beneficeremo di questo, perché abbiamo, per ottemperare al distanziamento, quindi alla sicurezza dei nostri ragazzi, ci mancano più di 10 aule, quindi facciamo attualmente, prima della risposta della provincia, quindi che dovrà muoversi, si sta muovendo in realtà molto puntualmente e celermente, devo dire, però i fondi stanno arrivando adesso. Quindi dicevo, noi attualmente facciamo le classi prime sempre in presenza, ma le altre classi, dalla seconda alla quinta, una settimana in presenza, una settimana a distanza con la didattica integrata. Quindi stiamo proprio per iniziare, abbiamo iniziato così, abbiamo organizzato tutto perché possa accadere la scuola senza soluzione di continuità. Però aspettiamo con trepida attesa la risposta della provincia per reperire proprio, che dovrà reperire queste nuove aule in modo che realmente la scuola accada sempre in presenza. Noi siamo tra quelli proprio del progetto presentato dalla provincia al MIUR per ottenere dei fondi, e il liceo classico è in pole position nell'attesa. Grazie, grazie al dirigente scolastico del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, la professoressa Antonella Sanvitale, grazie per aver accolto grazie il nostro invito, buon anno scolastico. Buon anno scolastico a tutti noi. A tutti, grazie a tutti. Anche a Loris Bennato per la parte tecnica. Da Pescara, linea che può tornare allo studio.
Grazie Paolo Renzetti, noi andiamo avanti col nostro telegiornale continuando a parlare di scuola, ma una scuola in riva al mare. Sono stati 10 alunni dell'istituto paritario Madonna dell'Asilo a Vasto a sperimentare in sabbiamenti il progetto ideato dal consorzio Vivere Vasto Marina e realizzato in collaborazione con il comune di Vasto, il Lido di Mimì e la Vastarredo, che si pone come esempio di lezioni outdoor che a livello nazionale appunto si sta diffondendo sempre di più. Alfredo Primante. Banchi sotto gli ombrelloni. No, non siamo in un paese tropicale, ma in Abruzzo a Vasto. Complice la temperatura mite di fine estate, il ritorno a studiare non è avvenuto in un'aula chiusa, ma sulla sabbia. I primi a sperimentare insabbiamenti, il progetto ideato dal consorzio Vivere Vasto Marina e realizzato in collaborazione con il comune di Vasto, il Lido da Mimì e la Vasto Arredo, che ha fornito i banchi in linea con le normative anti-Covid, sono stati gli alunni della scuola Madonna dell'Asilo di Vasto. Questa è un'iniziativa che abbiamo incoraggiato con il consorzio simbolicamente per promuovere l'importanza dell'attività didattica all'aria aperta. Le scuole si impegneranno nel corso dell'anno ovviamente a fare lezione outdoor, nei giardini, nelle aree esterne. Siamo soddisfatti, i bambini stanno facendo lezione, adesso fanno ricreazione, quindi diciamo che si divertono e sfruttiamo questo spazio e l'aria aperta e il sole che sicuramente non farà male. Il progetto che vede gli studenti studiare in riva al mare è arrivato anche sul tavolo del ministro dell'istruzione Azzolina e potrebbe diventare una modalità creativa anche per ovviare alle problematiche del Covid-19. Le novità portano di per sé sempre riflessione, pensiero, dubbio, è normale che sia così. La realizzazione bella poi dell'opera porta di per sé i complimenti, i successi e gli applausi. Il mese di settembre e il mese di maggio sono i mesi molto belli dove c'è poca gente, dove la natura esprime la sua rigogliosità e la scuola insieme a questa grande risorsa che abbiamo potrebbe essere un'idea per la nazione. I Lidi possono dare i servizi che sono indispensabili e necessari, quali i bagni o le prime necessità per i bambini. La cosa più bella è vedere oggi dei bambini felicissimi per questa prima esperienza. E adesso la cronaca. I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, in stretta collaborazione con il locale 5 Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un quarantenne per aver realizzato una discarica abusiva di circa 1000 metri quadrati in località Colle San Silvestro a Pescara. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Sciarretta hanno permesso di individuare sul terreno agricolo di un'ignara proprietaria 35.640 kg di rifiuti pericolosi e non, batterie esauste di veicoli, parti di veicoli fuori uso, vetri, materiali ferrosi, legnosi, plastici, rifiuti misti e via discorrendo, con anche rifiuti contenenti cloro, fluorocarburi. La titolare dell'area ha ripulito il terreno a proprie spese, sgommerandolo in modo regolare dai rifiuti. L'autore della discarica abusiva, spiega il comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, rischia l'arresto fino a 3 anni e un'ammenda fino a 52.000 euro. Torniamo a Pescara. La concessionaria Pasquarelli Toyota rinnova il suo abbinamento con il comune di Pescara in nome della sostenibilità ambientale, consegnando all'ente un'auto ibrida. Oggi, sindaco, c'è la consegna da parte di Pasquarelli Auto di questa Toyota ibrida, questa macchina che sarà una macchina di rappresentanza del comune di Pescara. Sì, non soltanto un comune green, ma anche un comune risparmioso, perché questa macchina ci viene consegnata gratuitamente per 6 mesi da Pasquarelli Auto per un accordo tra la Toyota e i comuni d'Italia. Già abbiamo avuto un'altra macchina Toyota per un anno, sempre gratuitamente, e nel frattempo faremo partire un bando sempre rivolto ad auto elettriche o ibride di sponsorizzazione che ci permetta di acquisire un
ulteriore patrimonio di autovetture a disposizione del comune, e oggi la mobilità sostenibile sicuramente è un punto fondamentale per la crescita di ogni città e di ogni comunità. Quindi abbiamo avviato anche il discorso con la Elbis per i monopattini elettrici in città, che hanno avuto un successo incredibile, hanno creato anche qualche problema, però oggi c'è un assestamento, come succede sempre, il mezzo elettrico monopattino diventa un mezzo per risolvere molti problemi di mobilità in città. Quindi noi andremo avanti con una mobilità sostenibile per rendere sempre più fruibile la nostra città. Le vetture ibride raggiungono uno l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, che è la causa del surriscaldamento terrestre. Due, cosa ancora più importante, riguarda la nostra salute, in quanto le emissioni di ossido di azoto vengono praticamente di gran lunga eliminate rispetto a una vettura tradizionale. Ogni 20.000 km, che rappresenta il chilometraggio di un utente medio per un anno, vuol dire risparmiare una tonnellata esatta di CO2. Quindi se tutti cominciassimo ad utilizzare più mezzi vicini all'ambiente e più ecosostenibili, trarremmo vantaggio sia noi che l'ambiente che ci circonda. Ed eccoci allo sport. Nell'ambito della presentazione del nuovo main sponsor della Pescara Calcio, il presidente Daniele Sebastiani è tornato a parlare del mercato biancazzurro. Nei prossimi giorni è atteso in città l'ex Cosenza Raul Asensio, così come il giovane difensore centrale proveniente dall'Atalanta Gut. Lo stesso presidente smentisce però categoricamente l'arrivo di Giampaolo Pazzini. Stefano Recanati. Presidente Daniele Sebastiani, a che punto è il calciomercato anche alla luce del prossimo appuntamento, il primo di questa stagione? Ecco, Bocchetti è già in città? No, noi stiamo finendo di fare quelle operazioni che dovevamo fare, che avevamo già in mente. Speriamo di vedere velocemente l'attaccante qui a Pescara, che, con il quale abbiamo raggiunto l'accordo che è Asensio, e mi auguro tra oggi e domani di averlo qui. E per quanto riguarda il difensore c'è questa possibilità, ma vedremo nei prossimi giorni. Quindi se ci sarà possibilità di tesserarlo, è un giocatore che a noi farebbe sicuramente sarebbe un bel valore aggiunto, insieme a quelli che abbiamo, perché non ci dimentichiamo che noi non siamo proprio messi malissimo, anzi siamo messi anche bene, perché Scognamiglio e Drudi per la categoria sono due garanzie, perché abbiamo dei giovani dietro loro che sono bravi, e sicuramente uno come Bocchetti ci darebbe un'ulteriore mano per fare un salto di qualità. Col Benevento ci sono rapporti straottimi, quindi se ci sarà la possibilità di fare dei giocatori con loro non ci saranno sicuramente problemi. Si parla anche di Fernandez. Sì, Fernandez è un'idea, è una di quelle operazioni che di tanto in tanto facciamo con la Juve. Può essere, è un giovane 99 che può magari fare il vice Valdifiori, che è un giocatore che a noi può servire. Ecco, altre due domande. Si parla anche di un ragazzo, un giovane ragazzo, questo Gut dall'Atalanta, che era un nome finito sull'agenda del Pescara Calcio. Ecco, c'è una trattativa avviata? No, Gut, lo stiamo solo aspettando e credo che fra un paio di giorni sia a Pescara. E poi l'attaccante, ecco, riparliamo sempre di questo nodo cruciale della Pescara Calcio negli ultimi anni. Suggestione Pazzini? Assolutamente no. Abbiamo Seterra, abbiamo, ripeto, raggiunto l'accordo con Asensio, abbiamo due giovani nostri, quindi se giochiamo con una punta non so quanti attaccanti dobbiamo prendere ancora. Ecco, parliamo di questo progetto importante della Pescara Calcio, questa nuova sponsorizzazione, questo nuovo main sponsor, che poi è diverso da quelli degli altri anni, perché qui ci sarà un progetto che unirà le due forze, sia quella dello sponsor che quella della Pescara Calcio. È la cosa che mi è piaciuta di più, perché intanto il progetto era partita al di là della sponsorizzazione, che non se n'era mai parlato.
Poi l'ingegnere ha voluto legare il nome al nostro club anche dal punto di vista della sponsorizzazione, sono stato contento, ma soprattutto sono contento per quello che è il progetto che c'è dietro, che ci consentirà, noi è un progetto che avevamo già avviato diciamo in casa, tra virgolette in modo artigianale, loro sono dei grandi professionisti in questo ambito e ci aiuteranno sicuramente a farlo per bene. Chiudiamo con la notizia della riapertura degli stadi, per ora solo 1000 persone, sicuramente si andrà su invito, c'è la volontà però di lavorare e continuare almeno a riapportare degli abbonati allo stadio Adriatico. Ma io dicevo a qualche tuo collega, io non sono assolutamente d'accordo con questa riapertura a 1000 persone, perché sarà solo un motivo di discussione, solamente un altro motivo per prendere critiche da quelli che amano i colori di ogni società. E per me se si deve riaprire, si può riaprire ad una percentuale con le giuste misure di sicurezza, perché uno stadio come Pescara credo che aprire a 4-5.000 persone non sia un grande problema, chiaramente tutti devono sapere e si devono assumere responsabilità che vengono allo stadio e devono sapere che ci sono le misure di sicurezza, però credo che riaprire uno stadio come Pescara, come tanti altri, cioè vedere San Siro con 1000 persone mi viene da sorridere. E ne ha parlato anche il presidente Sebastiani, lo abbiamo appena ascoltato. Quella di sabato 26 settembre sarà una data da segnare col pennarello rosso sul calendario della città di Pescara. La gara Pescara-Chievo-Verona infatti sarà la prima ufficiale stagionale in B dei biancazzurri, con la presenza, seppur in misura molto limitata, del pubblico. Ieri infatti il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza 87 che consente l'accesso di massimo 1000 spettatori a partire già dalla gara in programma questo weekend, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. L'esiguo numero di ingressi non consente di effettuare una normale vendita di taglianti, pertanto, fa sapere il Pescara Calcio, la disponibilità concessa potrà essere distribuita con invito esclusivamente a sponsor, disabili, giornalisti e addetti ai lavori delle società sportive professionistiche. Non saranno venduti i biglietti per la partita. Per questo la società chiede ai sostenitori di non recarsi fuori dallo stadio per evitare assembramenti, così come disposto dal DPCM in vigore sino al 7 di ottobre. La società pescarese ha già attivato le procedure per inoltrare agli organi competenti la richiesta per valutare l'apertura a oltre 1000 spettatori già per le prossime gare casalinghe. Ancora a calcio, il Teramo passa a Piacenza per 1-2 grazie ai gol di Santoro e Pinzauti e sfiderà nel prossimo turno la Regina. Il Pineto invece cade con l'onore delle armi sul campo della Feral Pisalò per 1-0, decisivo il gol di Ceccarelli, agevolato da un'incertezza dell'estremo pinetese Mercorelli. Andrea Costantini. Alla prima gara ufficiale il Teramo centra anche il primo successo della stagione. Nell'esordio di Coppa Italia il Diavolo espugna 1-2 il campo del Piacenza e si guadagna l'accesso al turno successivo, dove incontrerà la Regina al Granillo mercoledì prossimo. Tutto nel primo tempo. Santoro sblocca la situazione al quinto, pareggio del Piacenza al 21esimo con Bruzzone e subito dopo al 23esimo nuovo e definitivo vantaggio del Diavolo firmato da Pinzauti. Vittoria poi legittimata da altre occasioni nel primo tempo e da una ripresa gestita in totale controllo. La soddisfazione del tecnico biancorosso Massimo Paci. Sì, un buon risultato, avvenuto dopo una buona prestazione. Primo tempo direi ottimo, poi secondo tempo secondo me siamo calati un po' fisicamente e abbiamo un po' perso le distanze, è venuto fuori il Piacenza, però poi devo dire che alla fine una vittoria giusta. Sono contento perché stiamo avendo un processo di crescita con la squadra e la mentalità, no, di portare a casa le partite iniziamo adesso, siamo solo all'inizio, sono contento del risultato. A Salò non ce l'ha fatta il Pineto a espugnare il campo della Feralpi. Una prova indomita quella della squadra di Amaulo al debutto assoluto nella competizione e al cospetto di un avversario forte e di categoria superiore. Le occasioni non sono mancate, ma alla fine i Leoni del Garda si sono imposti di misura per 1-0 grazie al gol partita realizzato al 36esimo dall'ex lanciano e l'Aquila Ceccarelli.
Colpo a sorpresa del Notaresco che dalla Serie D al debutto assoluto in Coppa Italia elimina il Catania della Serie C espugnando il Massimino per 1-2 dopo i tempi supplementari. In svantaggio al 34esimo col gol dell'Etneo Biondi, i rossoblu di Massimo Epifani centrano il pareggio al nono della ripresa con il capitano Speranza. Ai supplementari il gol partita è del bomber Dos Santos che corregge di testa un corner di Cancelli. Le immagini dei gol che state ora vedendo sono di calciocatania.com. La gara, programmata per le 19, ha avuto inizio solo alle 20:45. Il nubifragio che si è abbattuto su Catania ha reso inizialmente impraticabile il manto erboso del Massimino e solo dopo il terzo sopralluogo del direttore di gara si è deciso di posticipare il fischio d'inizio. Mercoledì 30 settembre allo stadio Adriatico Cornacchia il Notaresco sfiderà al secondo turno il Pescara, una partita di certo speciale per il tecnico Massimo Epifani, ex giocatore ed ex allenatore del Delfino. E termina qui questa edizione del TG6. Tutti i servizi visti potrete rivederli anche su YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 19. Grazie e buon pomeriggio.